Presidente, lei ha affermato che oggi è una gran bella giornata non solo per la provincia di Avellino. Credo proprio di sì. Intanto abbiamo realizzato ad Avellino un'opera bellissima, è la più bella autostazione che abbiamo realizzato in tutta la regione Campania, non solo per la qualità architettonica, per la funzionalità dell'opera, per il parcheggio interrato che abbiamo qui, oltre 300 posti auto che saranno al servizio anche del quartiere, ma perché abbiamo proceduto a centinaia di nuove assunzioni di giovani di Avellino, della Campania, in un contesto di grande correttezza e di grande trasparenza. Abbiamo un programma vastissimo di acquisto di autobus nuovi, di treni nuovi, e questo dà non solo lavoro alle persone impegnate nelle aziende di trasporto, ma dà respiro anche alle aziende che producono ad Avellino, a Caserta, autobus e treni che altrimenti avrebbero dovuto chiudere senza le commesse arrivate anche dalla Regione Campania. Dunque veramente una giornata importante per un'opera importantissima, per le centinaia di posti di lavoro nuovi che abbiamo realizzato ad Avellino. Lei ha detto che sono finite le porcherie clientelari, questo è anche un impegno per il futuro. Ma siamo tutti campani, veniamo da una storia lunga. Io ricordo come una delle cose che mi hanno spinto all'impegno politico l'immagine di padri di famiglia che erano costretti a piegare la testa davanti a un esponente politico per dare una mano ad una figlia, a un figlio. Uno degli impegni della Regione Campania di oggi è quello di non obbligare nessun padre di famiglia a piegare la testa per dare un lavoro ad un proprio figlio. Quelli che sono andati a lavorare sono giovani che hanno meritato di lavorare, che hanno vinto un concorso, la gran parte figli di povera gente. Potete domandare, nessuno dei loro padri è stato costretto a piegare la testa per dare loro un lavoro. Questo per me è il motivo più grande di orgoglio e di soddisfazione, aver difeso non solo la dignità dei padri e delle madri, ma aver dato una possibilità di vita per centinaia di ragazze e di ragazzi. Presidente, lei ha fatto cenno alla sanità, un problema endemico della Regione Campania, il governo non stanzia i fondi necessari, c'è il problema dei pronto soccorso soprattutto. Ebbene, da lanciare un grido d'allarme ai nostri concittadini. Non tutti forse si sono resi conto che noi probabilmente a gennaio saremo costretti a chiudere qualche pronto soccorso. Non c'è un medico, non c'è un euro stanziato al governo nazionale. Noi saremo costretti a chiudere i pronto soccorsi marginali per tenere aperti quelli più importanti, altrimenti non ce la si farà. È una cosa sconcertante, eppure per programmare le assunzioni di medici e di personale non ci vuole granché. Basta fare il calcolo di quelli che vanno in pensione e di quelli che dovrebbero essere immessi in servizio. Ma sembra incredibile, ma a livello nazionale se ne infischiano. Nella legge di bilancio attuale hanno stanziato per la sanità 2 miliardi di euro, sapendo che solo di costi energetici in più noi dovremo spendere per i nostri ospedali 1,5 miliardi di euro. Non c'è un medico nuovo assunto per i pronto soccorsi, non c'è un euro stanziato per le case di comunità, non c'è un euro stanziato per il personale da mandare nelle case di comunità. Sembra sconcertante quello che sto raccontando, ma è esattamente la realtà del nostro paese. Ora noi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità, ovviamente, per garantire i servizi ai nostri concittadini. Credo che ad Avellino sono in corso programmi importanti di investimento. Stiamo completando i lavori a Solofra, nonostante qualche polemica a Capocchia, che non manca mai, ci sono ritardi, perché dovete sapere che anche per avere gli infissi, no, da mettere nelle finestre hai a volte 3 mesi di ritardo, 6 mesi di ritardo perché non arriva il materiale. Comunque siamo addirittura all'arrivo, mese prima, mese dopo completiamo i lavori e avremo una bellissima struttura moderna, integrata con il Moscati, che è oggi come oggi
uno dei 4 o 5 ospedali di eccellenza della Regione Campania. Abbiamo qui dei primari che sono veramente delle personalità di livello internazionale, non solo in oncologia dove abbiamo davvero personalità straordinarie, ma anche in altri campi, procreazione medicalmente assistita e quant'altro. Presidente, siamo a due passi dal vecchio Moscati, dal vecchio, non so se penso che interessa. Che progetti ha la Regione? Abbiamo un altro progetto di recupero del vecchio ospedale. Qualche settimana fa, quando siamo venuti a fare un sopralluogo per Solofra, siamo andati a visitare la struttura nel cuore della città, bellissima, enorme, ma ovviamente semi distrutta all'interno per quanto riguarda impianti, tecnologie. Ci vorranno credo non meno di 20-25 milioni di euro per riprendere quella struttura. Abbiamo deciso di fare questo investimento, cioè di utilizzare il vecchio ospedale per avere lì la sede dell'ASL e degli uffici amministrativi dell'ASL nel cuore della città di Avellino. Poi vediamo altri servizi, ambulatori e quant'altro, centri antidiabete. Ovviamente ci vorranno degli anni, ma la decisione di recuperare quella struttura l'abbiamo presa e quindi troveremo le risorse per fare questo investimento. Avremo un'altra opera di assoluta eccellenza nel cuore della città di Avellino, come questa autostazione che veramente ci deve inorgoglire. Governatore, perché non apre secondo lei il centro per l'autismo il Comune di Avellino? Perché? Il Comune di Avellino non riesce ad ancora aprire il centro per l'autismo. Non sono aggiornato su questo, se chiedete al direttore sanitario vi darò una risposta. Camera di Commercio in Pignasagno, lei ci mi sa anche la faccia, sulla Camera di Commercio in Pignasagno, che praticamente un impasto totale, lei venne anche da Avellino, sì, fece un appello all'unità, come interpreta la regione? Non ho ultime notizie, sinceramente, non mi fate domande a spiovere, non lo so, abbiamo insediato per quello che riguarda la regione il nuovo gruppo dirigente, se regge, regge, se non regge adotteremo le misure. Stanno litigando, si stanno appiccicando. Non hanno approvato il bilancio, non faranno in tempo e quindi bisognerà capire se ci sarà un commissariamento. Si sono sfidati a duello. Ma boh, verificheremo ovviamente, è chiaro che se non ci sono le condizioni per andare avanti bisognerà commissariare. Presidente, una battuta sul Covid, preoccupato dalla Cina? Dobbiamo stare attenti, credo che prenderemo delle misure per l'aeroporto di Capodichino, perché quelli che arrivano dalla Cina devono essere tamponati da oggi in poi, perché non possiamo consentirci di accendere qualche focolare di Covid con qualche altra variante. Non sappiamo sinceramente sul piano sanitario quali varianti si stanno diffondendo in Cina, però avere 1 milione di contagi al giorno significa che la situazione è veramente drammatica, quindi è bene tenere gli occhi aperti per chi viene alla Cina e in Italia.